Pronto? Buongiorno, sono a Torro Bianchi. Potrei parlare con l'ingegner Bertani? Attenda un attimo, prego. Sì? Ingegnere, c'è il signor Bianchi al telefono per lei. Ok, grazie. Dica. Ah sì, quei documenti. Può spedirli a me. Come? Sì, sì, va bene, va bene. Grazie, arrivederla. Sì? Ingegnere, qualcuno ha portato questa per lei? Ok, grazie. Alle 9 stasera dall'avvocato. Ma chi è? Beh, forse è il caso di andare. Buonasera, prego. Buonasera. Buonasera. Posso prendere i soprabiti? Prego. Grazie. 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 Prego, di qua. Sono lieto che siate potuti venire. Temevo che la signorina Assunta non mi avesse invitato. No, abbiamo ricevuto l'invito. Prego, accomodatevi. Grazie. Presenzo Maria e Massimiliano. Giovanna, piacere. Massimiliano, piacere. Piacere, Mario Berti. Giovanna, piacere. Mario, molto lieto. Mario, piacere. Piacere, Massimiliano. E adesso vedete gli amici. Luca e Luciana. Piacere. Mario, piacere. Ciao, sono Luciana. Giovanna. Mario, come ho detto. Grazie mille, cara. È la prima volta che ci vediamo qui dall'avvocato. Giovanna la scorsa volta non è potuta venire perché stava male. Come va adesso Giovanna? Non c'è male, non c'è male avvocato. Mi hanno detto che l'ultima seduta è andata benissimo. Perfetta, Giovanna, perfetta. Magnificamente bene. Buonasera, prego, si accomodi. Grazie. Mi segua, prego.
Buonasera. Buonasera. La manda la signora Assunta? Sì, sì. Prego. Grazie. Cari amici, vi presento il signor Rossi. Rossi. Qui senz'altro c'è un equivoco. Potrei dire la verità, che ho sbagliato l'indirizzo, ma ho già mentito asserendo di essere stato mandato dalla misteriosa signora Assunta. Ora non mi resta che continuare. Noi non ci conosciamo già. Lei non era a Filadelfia l'anno scorso al convegno dei medium? Beh, non credo, signora. Forse avrà conosciuto qualcuno che mi assomiglia. Beh, dicono che ognuno di noi ha 7 sosia nel mondo. Ha sentito parlare del grande successo del convegno di Filadelfia? Beh, si sa, gli americani prendono le cose molto sul serio. Ah, ma state parlando del convegno di Filadelfia? Sì, 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 sì. Certo, quel medium russo, che personaggio. È vero, è vero. Beh, mi pare che non manca più nessuno. Possiamo cominciare? Sì, 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 sì. Questa stanza va bene? Dove vuole che ci mettiamo? Dove vuole lei? Ma io pensavo che potevamo fare là. Per me va benissimo. Vuole che spegniamo la luce? O prima preferisce concentrarsi? Sì, prima mi concentrerò. Potrei volgere la cosa in farsa, divertirmi alle loro spalle, ma questa gente sta cercando di comunicare con il soprannaturale. Sono tutti degni più di rispetto che di scherno. No, no, no. Bisogna che tutti si rendano conto che ciò che stiamo per fare è molto serio. Se c'è qualche scettico, l'esperimento va a monte. Ma noi ci crediamo, noi ci crediamo tutti. Ma noi ci crediamo tutti. Ma noi ci crediamo tutti. Se no, perché saremmo qua? Stai tranquillo. Qui non ci sono scettici. Può darsi, ma non ne sono affatto sicuro. Adesso, signori, riuniscono le mani e formino la catena. Non va assolutamente. Ma perché? Cosa c'è? Qualcuno qui dentro non ci crede, qualcuno è scettico. Insomma, qualcuno si fa beffa di noi. Ma questo chi è? È quello che non mi riesce di capire. Facciamo così. Spegniamo le luci che siamo al buio, ma senza stringerci le mani. Vi assicuro che questo scettico, questo buffone, si sentirà spinto dal mio influsso ad alzarsi ed uscire. Poi rifaremo la luce e vedrete allora chi era lo scettico, il buffone. Sì, sì, oh, sì, certo. Sì, sì, qual è il problema? Sì. Ok. Sì. Ora silenzio, immobilità e raccoglimento. Udirete qualcuno alzarsi e uscire, ma non muovetevi. Non parlate finché non avrete sentito la porta di questa stanza chiudersi. Comunque vi avvertirò quando sarà il momento di riaccendere la luce. Sì,
sono io. Ebbene, vada, vi aspettano. Grazie.